Sapevamo che il Gela è una signora squadra, quindi sotto l'aspetto della personalità, della voglia di voler fare la partita, dell'applicazione in campo, io ho visto una buona squadra, la mia. Il secondo tempo lo cancello, non fa testo. Noi abbiamo subito delle cose a fine primo tempo che non hanno nulla di attinente al calcio, in più abbiamo dovuto rivoluzionare un sistema di gioco perché ci ha espulso uno dentro il tunnel, così come anche a loro, quindi è diventata un'altra partita che non era la partita. Io ho ragazzi qua, 10 under del 99, 2000, 2001, quindi la partita per me è un tempo. Calcola che Polito era con noi fino a una settimana fa, in Zudin tre parole dice da quando è arrivato, buongiorno, buonasera, arrivederci. Ha preso giusto giusto i due ragazzi che stavano pure insieme. Vedi tu, io posso solo dirti che sono arrivato che era l'ottava di campionato, questa squadra aveva 3 punti in 9 partite, quindi stiamo facendo un bel percorso, un grande percorso, sono molto felice di questo gruppo che mi sta dando grande soddisfazione, si applica, è devota a quelle che sono le tematiche della settimana. E quindi il gap da annullare è notevole perché su 8 partite ce ne sono 24 punti a disposizione, ne avevamo 3, non è semplice fare sempre rincorsa, perché poi alla fine le rincorse si pagano. Però questa è una squadra che mi dà grande soddisfazione a vederla giocare, a vederla allenare soprattutto, e penso di poter dire che il primo tempo sia degno di una cornice di pubblico come quella che era Gela. Noi abbiamo l'obbligo di provarci. Quindi io non so quello che può essere da quest'altro lato, io fino a quando la matematica non mi condanna noi abbiamo l'obbligo di provarci, e provarci con serenità, provarci con tranquillità e sapendo, avendo acquistato quell'autostima e quella consapevolezza che possiamo giocare con tutto e dappertutto.